Questa mattina, presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco in Corso Regina Margherita, i Vigili del Fuoco hanno festeggiato la loro patrona, Santa Barbara. Alla presenza del prefetto Claudio Palomba, la sindaca Chiara Appendino, le autorità militari e civili. A fare gli onori di casa, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco, Cosimo Pulito, e il comandante provinciale, Marco Frezza. Dopo aver deposto vicino la lapide riportante l'elenco del personale del comando deceduto in servizio, una corona di alloro commemorativa e dopo la santa messa officiata dall'arcivescovo emerito di Torino, cardinale Severino Poletto, hanno consegnato al personale in quiescenza in servizio le benemerenze. Nell'occasione sono state consegnate dal prefetto di Torino le onorificenze agli uomini che eroicamente hanno lavorato per giorni sotto le macerie dell'hotel Rigopiano nel gennaio 2017. Il funzionario Franco Negroni, il caposquadra Mauro Cavallo e il caposquadra Sandro Pellissero con il coordinatore Luca Piano. Hanno ancora davanti ai loro occhi quella drammatica immagine. Immagini difficili da cicatrizzare, vissute da questi eroi, conosciuti in tutto il mondo. Anche se la parola eroi loro non la considerano. Hanno giurato allo Stato e agli italiani di essere sempre in prima fila per proteggerli e tutelarli. Questo affermano all'unisono questi vigili che senza aver paura affrontano il fuoco, l'acqua e le insidie di ogni giorno. Nell'omelia, l'arcivescovo ha detto che Santa Barbara fu una martire, protettrice dei minatori, dei vigili del fuoco, degli addetti alla preparazione di fuochi pirotecnici, degli artificieri, insomma, degli uomini forti e coraggiosi che non conoscono paura, sempre pronti ad aiutare chi ha bisogno. Oggi festeggiamo Santa Barbara, onoriamo la nostra santa protettrice con una cerimonia che inizia alle 10 qui al comando di Torino. Al termine della funzione religiosa e della deposizione della corona ai caduti, consegneremo delle benemerenze per i vigili del fuoco di Torino che sono intervenuti a Rigopiano e per i nostri pensionati. La cerimonia si concluderà appunto con questa consegna. Devo accennare al fatto che poi l'8 dicembre, cioè sabato, ci sarà un concerto per beneficenza organizzato dall'antica musica del Corpo dei Pompieri di Torino 1882 a Lingotto. Il motto dei Vigili del Fuoco e del Comando di Torino è virtù e abnegazione, è proprio questo che contraddistingue i Vigili del Fuoco di Torino e di cui sono orgoglioso di comandare il Comando Provinciale. Siamo con il funzionario Franco Negroni che ci racconta quei giorni indimenticabili. Siamo partiti il giorno 19-18 per l'emergenza neve a Teramo, poi siamo stati dirottati a Pescara e poi direttamente a Rigopiano per quanto concerne il crollo dell'albergo a causa della valanga. Quando siamo arrivati sul posto il 19 mattina, intorno alle 5 del mattino, abbiamo trovato uno scenario surreale in quanto abbiamo avuto difficoltà ad arrivare appunto alla struttura ricettiva. Inoltre, quando siamo arrivati non avevamo alcun riferimento di nulla, anche perché era un mare bianco completamente sommerso dalla neve. Abbiamo iniziato le ricerche. Primo giorno abbiamo recuperato due cadaveri che erano sotto la neve e dopodiché il secondo giorno con le planimetrie siamo riusciti a ricostruire, grazie al manutentore Fabio Salzetta, la struttura come era ubicata. Di lì in poi abbiamo iniziato ad operare in una ricerca mirata, tracciando dei punti precisi e penetrando all'interno delle macerie. Di lì in poi c'è stato un coordinamento da parte mia insieme ai colleghi della colonna mobile Piemonte. E qua c'è insieme a me il collega che ha estratto le prime due persone vive da sotto le macerie, Mauro Cavallo. Mauro Cavallo, ricordi indelebili. Sicuramente sì, è un'emozione che rivive costantemente in me, in tutti noi che ci siamo stati in quelle condizioni e in tutte le squadre che erano lì con noi in quei giorni, quindi parlo della colonna mobile USAR del Lazio, della colonna mobile della Toscana e dei vigili di Pescara che erano lì con noi. È stata un'emozione grandissima perché avevamo quasi perso le speranze dopo circa 42 ore che stavamo scavando e non c'era un riscontro da parte dei sopravvissuti.
Quindi dopo 40 ore sentire le loro voci, scavare e poi vedere i loro volti è ciò che ti ripaga di tutta una carriera, di tutte quelle volte che per pochi istanti non sei arrivato in tempo per salvare queste persone. Adesso io farei parlare Sandro e Luca che erano con me in quei momenti, quindi passo la parola al caposquadra Sandro Pellissero. Guardate, noi quando facciamo gli interventi la nostra gratificazione è cercare sempre di trarre in salvo delle persone vive. Riuscire in quei momenti, sentire le voci, riuscire a trarre in salvo delle persone vive dopo tutte quelle ore di ricerca estenuante è stata una cosa, una gratificazione immane. Questo sicuramente è una gratificazione inaspettata, di un segno indelebile che ci portiamo dentro per le operazioni che abbiamo svolto su Rigopiano. Una grossa gratificazione. Stare a arrabbiarsi perché non senti delle voci, stare a arrabbiarti perché in ogni caso qualcheduno dobbiamo tirare fuori, e siamo riusciti a trarre in salvo dei ragazzi e dei familiari, dunque sono state delle cose grandi. Si legge ancora l'emozione sui vostri volti? Beh sì, anche perché è stata un'esperienza forte, poi loro sicuramente hanno tutti più esperienza di me, quindi avevano vissuto magari tante altre tragedie, io ne avevo vissute alcune, ma era la prima volta che sugli occhi io ho in mente le prime frasi che ci siamo detti io e il caporeparto Cavallo quando siamo arrivati sul posto, e lui si è girato verso di me e mi ha detto "E adesso?". E adesso c'era un po' di smarrimento e di paura di non riuscire a fare bene il nostro lavoro nelle prime ore. Poi piano piano si sono messi assieme i cocci di tutto quello che poteva essere successo e si è fatto quello che si doveva fare assieme a tutti gli altri. Comunque è stata un'esperienza forte, sicuramente un ricordo indelebile nella memoria di chi c'è stato. Ma ricordando